Sono le 22 puntuali, siamo lungo via Roma, come potete vedere. Qui in questo momento ci sono pochissime auto, adesso ci dirigiamo verso l'Arco d'Augusto. Venerdì scorso alle ore 22 è scattato il primo coprifuoco anche a Fano. Sono da poco scattate le 10 di sera e sulle vie principali della città c'è chi si affretta a tornare a casa oppure chi ritorna dal proprio lavoro. Ad un certo punto ci sono soltanto gli uomini dell'ASET che a ritmo continuo, sopra i loro mezzi, lavorano incessantemente per la raccolta dei rifiuti. Un'auto del commissariato di Fano controlla che tutti rispettino il coprifuoco. Una città ferma così non si vedeva dallo scorso marzo. Un silenzio totale, quasi surreale, che ci accompagnerà ogni sera dalle 22 alle 5 del mattino fino al prossimo 3 dicembre. Qui siamo lungo la Flaminia, appena scoccate le 10 di sera. Questa è Viale Gramsci. L'Arco d'Augusto e il Bastione illuminati ci regalano una scena incantevole della città di notte. Anche la zona mare è completamente deserta. Qui siamo lungo Viale Adriatico. Eppure a Pesaro le volanti girano lungo la piazza deserta a controllare i passanti e le auto. Il rumore dell'acqua della fontana tiene compagnia all'albero di Natale appena installato. Nelle vie del centro si vede solo un'auto della vigilanza controllare i negozi. Ci sono anche le sedie e i tavoli dei bar che aspettano soltanto i pesaresi fare colazione il giorno seguente. È tutto spettrale, pure in zona mare. Qui siamo alla Palla di Pomodoro. Sono quattro le multe elevate dalla polizia. La prima a Pesaro, dove due ragazzi a bordo della loro auto sono stati sorpresi da una volante lungo le vie del centro dopo le 23. Per questo sono stati multati di 400 euro ciascuno. La seconda invece è nel comune di Sant'Ippolito, dove la stradale ha fermato due persone, entrambe in stato di ebbrezza, che stavano tornando da un agriturismo. Oltre alla multa, la polizia ha ritirato la patente al guidatore e sanzionato entrambi per violazioni del lockdown. Nel frattempo, gli agenti, verificato che il guidatore era il proprietario dell'agriturismo che stava portando a casa il cliente alticcio rimasto a bere e a mangiare nella sua struttura fino dopo le 18, gli è stata fatta un'ulteriore multa insieme alla chiusura del locale per 5 giorni. L'unico motivo per potersi spostare dopo le ore 22 è come sempre per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute che devono essere allegate dal foglio di autocertificazione.